Bentrovati e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è giovedì 31 gennaio, chiudiamo questo primo mese di gennaio, il primo mese del 2019 e la nostra prima settimana di programmazione, quasi la tavola di domani venerdì, ma sarà già febbraio. Oggi la chiudiamo parlando, beh, lo sapete, a Milano noi parliamo di tutto quello che succede a Milano, no? Nel bene, nel male, nel bello, nel brutto, nell'artistico, meno artistico. Oggi parliamo di sport, ma non solo, perché vedremo come in realtà certi tipi di sport, certi tipi di attività possono anche entrare a far parte del nostro quotidiano, se lo vogliamo e se ne siamo capaci. Oggi parliamo, e lo vedete al nostro totale, di pattinaggio, lo vedete qua di fianco a me, ho dei pattini e ho anche un'allenatrice di pattinaggio artistico, Alice Carchia. Buongiorno e benvenuta, Alice. Buongiorno a voi e grazie per avermi invitato e quindi per essere qui. Grazie a te per essere qui con noi. E, insomma, già lo vedete, parliamo di pattinaggio, ma di un pattino abbastanza in particolare. In realtà no, perché questo è il pattino. Cioè, il pattino nasce così. È il vero pattino. Il pattino nasce così. Forse negli anni, un po' anche riduci, forse dagli anni 90, che hanno reinventato tante cose, tra cui anche il pattino. Adesso siamo più abituati a pensarlo con le rotelle in linea, i famosi inline. Esatto. Quando invece il pattino nasce proprio così, con il quad, giusto? Sì, le quattro rotelle parallele. E poi quello che viene utilizzato anche proprio a livello artistico e tutto, quindi nelle varie discipline si usa ancora questo tipo di, esatto, di pattino, e penso che si usi ancora e sempre si userà. No, immagino che tu sei innamorata, sì, di questo tipo di pattini. Io non lo lascerei mai. E comunque, nonostante negli anni 90 c'è stata anche dalla Federazione Nazionale di Pattinaggio una grossa spinta verso gli inline anche nel settore artistico, in realtà non è mai riuscito comunque a prendere l'uovo piede come fosse il pattino quad. Allora, perché parliamo appunto di pattinaggio? Perché Milano è una di quelle città dove, insomma, la cultura, verrebbe da dire, il movimento dei pattinatori è sempre più, si agita da sempre, però, in realtà, perché tu dici, guarda che in realtà è una cosa che c'è da sempre, dagli anni 80, esatto, non è mai smessa. Esatto. Per fortuna forse, ecco, sono tornate alcune mode negli anni 80 e quindi in realtà vi si vede di più, ecco, sì, forse. Complice anche magari poi i social e tutto quello che... Ma nel tuo invece com'è nata questo amore per i pattini, questa passione? Come tutti, da bimba, piccolissima, avevo 5-6 anni, vedevo la mia amica pattinare coi pattini in cortile, quindi mamma mi regali i pattini, Babbo Natale arriva con i pattini a rotelle, che erano i primi gioca, quindi quelli dove si agganciava proprio la scarpa, i gioca si chiamavano, che erano i propri pattini dove agganciavi la scarpa, quindi quelli famosi che abbiamo usato tutti quanti per giocare. Perché ti piaceva il piede, potevi anche adattare, esatto, un galle e crociarli. Esattamente. Quindi tutti quanti, io ho imparato proprio in cortile, quindi come facevamo noi che eravamo le vecchie generazioni che giocavamo ancora lì, e quindi in cortile un po' scimmiottando la mia amica e un po' imparando da sola a giocare sui pattini. Che un giorno mia mamma mi vede che io prendo e mi lancio giù dalle rampe dei box dove c'erano i box frontali e un 180 di curva, che diviene una sincope e muore. No, e mi dice: ok, va bene, forse è il caso che ti iscriva un corso, perlomeno magari siamo un po' più sicuri rispetto a te che ti schianti contro qualche macchina che arriva. E quindi decide di iscrivermi a un corso di pattinaggio artistico. Mm-hmm. Perché per lei era un po' più indicato, anche se una femminuccia, quindi... Ecco, hai iniziato col pattinaggio artistico, quindi da bambina, sì, da allieva, da sportiva, qua comunque un po' diventano sport a tutti gli effetti, anche ad altri livelli poi si può arrivare, immagino, giusto? Sì, sì. Noi poi abbiamo fatto tantissime gare, sono andati i miei colleghi che sono nati proprio gli italiani, quindi come società abbiamo portato, abbiamo visto proprio i regionali, italiani, tanti anche belle soddisfazioni a livello sportivo. Più che oltre ad essere uno sport è anche una disciplina, questa è una cosa importante, perché oltre a vincere le medaglie, a vincere i campionati che sì, ci interessa, ma relativamente parlando, la cosa più importante è proprio farla diventare una scuola di vita per tutti i bambini e gli allievi che noi abbiamo sempre avuto e anche per me, nel senso che pattinare, soprattutto una disciplina artistica dove c'è tantissima disciplina e tantissima concentrazione, diventa proprio una scuola, ti insegna a cadere, a farti male. E quella infatti credo sia la prima paura, no? Che viene qualcuno che inizia e ma cavolo, cado e mi faccio male. Esatto. Fa parte del gioco. Esatto. È la prima cosa che insegni infatti ai bambini solitamente è cadere e rialzarti. Tant'è che appunto
da lì insomma di strada ne hai fatta, ne hai pattinata di strada, dovrebbe dire. Tanto sei diventata un'allenatrice. Sì. Cosa significa fare un'allenatrice? Dove alleni e chi e cosa? Allora, alleno per la MAGA, che è la società sportiva di Milano, che copre sia Milano che Settimo. Nasce nell'81 e all'incirca adesso abbiamo 200 atleti che alleniamo, dai corsi base fino all'agonistica. E sono partita con loro io come atleta, quindi in realtà nonostante le grandi fatiche, perché io abitavo dall'altra parte di Milano, quindi grazie mamma che mi ha sempre supportato su questo, da atleta a un certo punto abbiamo iniziato a allenare anche i bambini, quindi a affiancare gli allenatori, le allenatrici e di conseguenza poi iniziare a fare un percorso anche con le giovani promesse del nostro pattinaggio. Com'è allenare? Quanti anni hanno le bambine che alleni tu? Dai 4 in su. A 4 anni già. Sì, la mettono i pattini. Com'è trasmettere questa tua passione a queste piccole Alici? È bellissimo perché in realtà spesso e volentieri noi non lo facciamo come lavoro principale perché ovviamente non lo facciamo più come passione. Sarebbe bello, ma Sì, come si dice in questi esatto. casi? E quindi spesso e volentieri se arrivi che sei stravolto magari dalle tue giornate, tutti i tuoi impegni, la tua vita, no? Io entro in pista e lo descrivo un po' così, cioè un po' come se fossero un po' il mio power bank. In realtà loro ti ricaricano tantissimo, cioè i bambini fanno delle cose stupende, cioè loro hanno proprio questa energia e questa voglia di vivere, di imparare che è bellissimo e tu ti dimentichi tutto e ti concentri solo su di loro e quelle 2 ore sono spaziali. Mi ha visto anche delle bellissime foto che ti ritraggono, diciamo, sia dal punto di vista più artistico, sia dal punto di vista, ecco, tipo queste bellissime foto qui che credo siano fatte in bicocca, così occhio e croce. Da Sì, milanese riconosco le zone, appunto, quindi proprio l'arte, la leggiadria, la bellezza del gesto atletico della pattinatrice, che comunque c'è poco da fare, chiunque poi veda sempre anche solo 1 minuto e mezzo di gara di pattinaggio artistico si rimane sempre lì incantati a vederla, sì. perché insomma siete veramente delle farfalle che volano sopra questa pista. Sì, anche come questa foto che vediamo poco fa, di vita quasi quotidiana. Qui dove sei, ad A esempio? A Barcellona. Barcellona, C'è un cosa vuoi? famosissimo festival che si chiama Skate Love, che Sì? io ho imparato a conoscere attraverso i social, no? E piano piano ho capito che esiste questa disciplina, ma chiamiamola più, è più una cosa nata dalla strada, quindi questa branca del pattinaggio che si chiama roller dance. Roller Sì, dance. è una cosa fantastica, cioè secondo me è proprio bello, 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 perché unisce un po' di artistico, quindi comunque la danza, però senza tutta la parte, diciamo, più formale, quindi di danza, tipo un po' danza classica, ma in realtà è molto street come stile. E quindi ballano e si divertono proprio per strada, infatti non è una disciplina che è riconosciuta a livello federale e non ci sono quasi nessuna scuola, è pochissimo, perché proprio si impara facendola, girando il mondo. Ecco, tu dici appunto, nasce una disciplina, nasce dalla strada questa. Quanto, ad esempio, una città come Milano si potrebbe pensare che il pattino possa diventare anche un mezzo di trasporto, magari alternativo alla bicicletta, alternativo ad altri mezzi eco-compatibili e sostenibili che già utilizziamo nella nostra città? È una battaglia bellissima che noi portiamo avanti da anni, perché in realtà noi siamo illegali. Il Ah, in che senso? Dimmi, spiegami codice della pure. strada, che è fermo penso agli anni 90, Lo aggiorno solo per quanto riguarda le multe, credo, infatti, sì, ultimamente, esatto. sì. Prevede l'utilizzo dei pattini, qualsiasi tipo di pattino, semplicemente sulle piste private o su alcune ciclabili che sono autorizzate. Quindi noi non potremmo circolare in strada, Né in strada né sul marciapiede. nemmeno, neanche sulle ciclabili E quindi in realtà. così nel limbo di mezzo uno non potrebbe. Però so che tu hai fatto quindi l'illegale per qualche Eh tempo. sì, E faccio ancora. andavi al lavoro in pattini, Sì, com'era? era bellissimo, anche perché io parto molto presto perché inizio a lavorare molto all'alba e quindi uscivo di casa che c'eravamo io e il camion dell'AMSA. E arrivavo al lavoro che io già ero felice perché avevo fatto i miei 10 km, Cioè, tranquilla. dire, neanche ho attraversato il quartiere, insomma, 10 chilometri sono una distanza, 10 andate di 100 metri sono 20 km al giorno. Fatti coi Sì. pattini, beh, sicuramente ha fatto bene al fisico, questo lo vediamo, nel senso, quello sicuramente ha, viene da dire, anche risparmiato tanti soldi, però, Sì, ma non è sicuramente. tanto quello proprio a livello E mentale. poi potremmo dire che appunto arriviamo già felice. Sì, perché quando mettiamo i pattini noi siamo felici. Cioè qualsiasi pattinatore per il pattinaggio è uno stile di vita proprio. E quindi io per esempio mi sento molto più a mio agio sui pattini che sulle scarpe.
E quindi mettere i pattini e fare la fatica, tra virgolette, che poi non è una fatica, 10 km, li fai in tranquillità, e arrivare attraverso la città, vedere comunque le luci dell'alba, la città che si sveglia, tu che hai attraversato la città intanto e sei arrivata già a lavoro stanca ma felice, tra virgolette, è impagabile. Piuttosto che stare sotto una metropolitana in un tunnel o Quindi non diciamo so. si può fare, no? È fattibile. So che infatti esistono anche dei gruppi milanesi, so che ne volevi anche citare e salutare, tu ne fai Esatto. parte di uno di questi, che insomma portano avanti anche questa, chiamiamola battaglia, questa richiesta comunque di Esatto. essere riconosciuti a livello del codice della strada, giusto? Sì, soprattutto perché ci sono due gruppi principali, diciamo, a Milano. Il primo è quello storico, che è il GPM, che sono proprio un gruppo di amici che si ritrovano e pattinano, quindi non c'è assolutamente nessuno scopo di lucro, di guadagno, e lo fanno dagli anni 80, quindi si ritrovano ogni mercoledì e ogni venerdì in San Babila e pattinano tutti insieme, facendo gruppo, perché chiaramente pattinare da soli, soprattutto all'ora di notte, alle 9 di sera, diventa anche pericoloso e quindi è anche un modo per condividere, anche, cioè fondamentalmente, quindi condividi anche proprio la tua passione insieme agli altri e conosci anche nuove persone che come te fanno questo. Poi c'è un altro gruppo invece che si chiama Milano Skating, un po' più giovane, è nato da qualche anno, che invece loro utilizzano il pattinaggio proprio per insegnare alle persone anche andare per strada, fondamentalmente non hanno voglia di, cioè il loro obiettivo non è quello di diventare un gruppo agonistico, ma più che altro proprio per insegnare ai loro, tra virgolette, iscritti in qualche maniera, a proprio a girare per strada e divertirsi. Quindi a vivere la città con i pattini indosso. Beh, quello è interessante, Sì. ma Milano, appunto, cioè, superando la parte, diciamo, di illegalità, barra legalità, cioè nel Milano d'ombra, che insomma, quel cono d'ombra legislativo per cui voi siete nel limbo, il figlio di nessuno in un certo senso, Esatto. si può girare in parte, cioè, come dimensioni, come facilità di movimento, immagino sempre che il pavé non sia una cosa comoda per voi. Ma è un modo per imparare. Allora, Cioè, come si dice? usi il binario del tram a quel punto. No, Ah, no, no. ok. Come si dice, come mi disse una volta un patinatore, la strada è il miglior tuo insegnante di vita. O muori o Però niente male, sopravvivi. molto, comunque, molto Esatto. insegnamento alla Kill Bill, direi, Esatto, perché sì. fondamentalmente ci trovi in situazioni di pericolo che tiri fuori l'istinto e quindi per forza di cose devi imparare a stare in piedi. Anche sul pavé, anche sui sanpietrini, sui binari del tram, che sono terribili da fare, su tutto, sul bagnato. Io mi sono trovata a volte in situazioni che pattinavo in giro per strada e incominciava a piovere. E cosa fai? Non Torni a puoi fare il casa. cambio gomme, no? Eh no. Non puoi, è vero? Torni a casa e impari a pattinare anche sul bagnato. Ecco. Tant'è che appunto hai imparato così bene a pattinare che adesso fai anche l'allenatrice. Dacci due coordinate appunto sull'associazione sportiva MAGA per sapere appunto magari dove poter venire, se insomma qualcuno magari Certo. da casa vuole venire a imparare a pattinare, come può fare Allora, noi e che siamo. livelli di corsi fate e a chi vi rivolgete anche. Allora, ci rivolgiamo a tutti innanzitutto, quindi qualsiasi persona che vuole imparare a pattinare può contattare la società. Si allena principalmente a Settimo, quindi la pista ufficiale è a Settimo, ma in realtà abbiamo tante branche in giro per Milano, quindi tante altre palestre. Diciamo che i corsi partono solitamente verso settembre-ottobre. E vanno avanti poi fino i corsi base fino a maggio, giugno e poi il resto l'agonistica prosegue. C'è il nostro sito su cui trovate tutte le indicazioni per iscriversi, c'è un numero di telefono e la mail. Siamo dal 1981, siamo partiti con la pista del Lido, su cui io mi ricordo quante botte che ho preso. Tutti quanti siamo partiti da lì, era bellissimo. E poi piano piano siamo spostati su Settimo, perché il problema principale di Milano sul pattinaggio sono le strutture. Perché non sembra, ma per pattinare abbiamo bisogno di piste. E quindi riuscire a. Giustamente ci sono anche altre associazioni, non sul pattinaggio, ma anche di pallavolo, Beh, poi basket sappiamo anche che le piuttosto che. palestre non siete ben visti spesso e Ecco, volentieri, c'è. c'è un po' di Esatto. ostracismo verso le rotelle Esatto. che dicono rovinare i fondi, quando poi in realtà Non è vero. parliamo delle scarpe da basket che fanno forse anche peggio a volte. Esatto, c'è un comunicato della federazione ufficiale del CONI che parla appunto che le ruote sul parquet, dice proprio che tecnicamente le ruote sul parquet non rovinano,
Soprattutto perché noi usiamo queste qua che sono liscissime, però comunque ci sono tipi di ruota che molto più avveniristici, anche per parte dell'artistico in generale, che sono in poliuretano, che proprio, cioè, non fanno nulla, cioè non graffiano niente, e quindi sono tutte bazzecole e purtroppo... E beh, però, insomma, per fortuna avete trovato il vostro spazio, i vostri spazi comunque li trovate, appunto, se vogliamo avete visto appunto sulle pressioni anche i contatti per patinaggio maga, se volete scrivete, contattate, chiedete di Alice, se no, gli fate i complimenti che aveva fatto una buona pubblicità alla palestra, dai, no, scherzo. Diciamo prima che insomma, fortuna del pattino è anche che insomma sta un po' tornando questa moda verso gli anni 80. Sì. Tornata forse anche fin troppo, verrebbe da dire, no, non lo so, scherzo. No, meno male. Vi siete dai. Fatti prendere un po' la mano, però, visto? No? Noi siamo innamorati degli anni. Sembra di una serata che state portando in giro varie entità a Milano, la portano in giro, adesso poi mi spiegherai bene chi l'ha inventata, come nata e tutto. 80 Never Dies. Esatto. Cioè, gli anni 80 non muoiono mai. Esatto. Dove, già dalle foto si vede, ecco, cioè, questa qui, già solo vi faccio capire, si parla di pattini, colori sgargianti e scaldamuscoli. Esatto, glitter anche. Glitter, scusa. Glitter. Non fanno parte del mio look. Sì. Niente, un anno fa mi contatta questo ragazzo che si chiama Christian e mi scrive, mi chiede praticamente se volevo partecipare come pubblico barra intrattenimento con questa serata. E inizio, mi dice, guarda, non ti preoccupare, ti fai la tua serata, ti offriamo da bere, ti metti sotto in mezzo al pubblico e pattini tu e qualche tua amica, venite a pattinare e vi divertite, no? Vabbè, dai, alla fine poteva essere una cosa carina. Quindi vado, iniziamo con il base, entro, arrivo con i miei pattini, mi guarda e mi fa, dice, c'è un problema, siamo sold out, abbiamo 2000 persone, già con le prevendite siamo già pieni, lasceremo fuori persone, quindi tu non puoi stare in mezzo al pubblico perché dove pattini? Vai sul palco, fammi vedere cosa sai fare. Ah. Io sono impazzita. E abbiamo visto, infatti, nelle foto di prima, volevamo, Jason, pure tornare con le foto di 80 di ecco, beh, qua, ad esempio, io conosco anche delle nostre conoscenze, esatto, del roller derby. Esatto. Vedo una certa Laura, destra anche Crash Test Salmon, esatto, nella destra. E invece qui, proprio in mezzo, vediamo Alice sul palco. Sì. Davanti a una DeLorean. Sì, perché poi abbiamo, siccome è andata benissimo quella serata, tutti erano impazziti, abbiamo deciso di fare una piccola tournée, quindi siamo, okay, partiti, siamo fatti il giro dell'Italia con una fatica allucinante, ah. Però in realtà bellissimo, sì, perché siamo partiti proprio come le band col tour, col furgone. Quante serate avete fatto? Tante, abbiamo fatto Bologna, Parma, Roma e adesso vanno a Treviso sabato. Sì. Okay. No, da Vicenza vanno, scusate. E che, come funziona la serata? A Milano? Beh, a Milano l'avete rifatta un'altra. Sì, a Milano abbiamo fatto l'Alcatraz, abbiamo fatto il Fabric, abbiamo aperto per la Rettore, al Carro Ponte, sì. Pure. Il loro concerto, e c'era stato il staff del Carro Ponte che è stato entusiasta perché l'apertura del concerto, chiaramente, di solito le persone si fanno un po' i fatti loro, giustamente, sì. Invece erano tutti lì sotto, tutti affascinati da questo nostro show. Abbiamo un genio creativo che è Christian, che lui proprio cura al meglio questa serata, proprio nel senso che ogni volta ce ne inventiamo una nuova, chiaramente, perché non vogliamo far diventare una serata in discoteca un DJ che suona e fine, ma c'è tutto proprio uno show, quindi in realtà è tutta una programmazione, è un lavoro enorme dietro, perché noi abbiamo proprio una scaletta, un po' come se fossimo a teatro, chiaramente, sì, non siamo a quei livelli, però da abbiamo questa proprio delle performance, sì, proprio. Esatto, che noi sulle note di, dai, facci sognare, fammi crescere i capelli anche a me, colorati. Boh, Cyndi Lauper, per esempio, piuttosto che Blondie, o piuttosto che... Boh, ce ne sono tantissime, adesso... Sweet Dreams. E non è neanche facile venire a vedervi, perché appunto, da quanto ho capito, le serate finiscono soldato in un attimo. Sì. Sappiamo già le prossime quando saranno, oppure... Allora, sicuramente a marzo abbiamo un'altra tournée. Ok. E faremo sicuramente Bologna e sicuramente Roma. Però siamo ancora, non abbiamo ancora data precisa. Loro sabato sono in Veneto. E Milano? E Milano a breve ricominciamo, non ci fermiamo, okay, mai. C'è un coordinate varie dove potervi seguire? Sì, certo. C'è su Facebook, la cosa più facile, che è appunto 80s Never Die, la pagina. Ok, abbiamo visto anche appunto le foto poco fa, insomma, molto molto interessante, anche perché appunto si va ben oltre la disciplina artistica, sì, o agonistica. Questo è però pensare di poter andare in pattini in discoteca la sera con gli amici e ballare, insomma, non è una cosa da tutti. Esatto. Sì, no, qua è più un divertimento che facciamo noi, nel senso che ovviamente non c'è niente di... cioè l'artistico è ben poco,
Però alla fine è proprio questo lo scopo della serata, quindi che noi ci divertiamo e che il pubblico si diverte, perché facciamo tutto questo, sono 4 ore comunque di ballo sul palco e Wow. le tournée, comunque dove dormiamo veramente 2 ore, siamo veramente massacrati, ma noi non ci, cioè, quando saliamo sul palco c'è una sinergia talmente grossa a livello anche di staff che ci divertiamo tantissimo, quindi alla fine è bello per quello. Insomma, sarete vittoriosi, dice, non si fa mancare nulla, questo l'abbiamo capito, no? Dall'andare in pattini al lavoro, dal insegnare alle bambine di 4 anni come stare in piedi su questi maledetti pattini, dichiaro che non è facile, ma poi invece diventa. Cioè, non è facile, poi c'è un momento molto evidente, scatta qualcosa per cui poi non puoi, non riesci più a toglierti di dosso, No, giusto? no, perché diventa il tuo stile di vita. Fino a, e prima mi hai visto delle foto, Jason, ti chiedo di rivedere delle foto dove sei al bordo di una strana rampa. Ah. Che cosa stai facendo? Eccoti qua. Sono, allora, è un progetto che nasce, è internazionale in realtà, si chiamano Chicken Bowls, cioè le ragazze, le galline, diciamo, no? Dentro la buca, che Ok. praticamente la buca è un modo di dire, di parlare dello skate park, quindi i park hanno alcuni proprio una buca dove entrare e fare praticare questo stile che si chiama aggressive. Quindi hanno iniziato a fare degli stage, delle giornate proprio fatte per imparare questo, e le facevano sui quad, perché io l'aggressive Milan l'ho sempre visto, però mi faceva un po' più paura. Sui quad è un po' più, cioè è amore praticamente, ho detto vabbè, allora in quad ci posso andare. Ovviamente Cioè, per te è come andare in con... pantofole con i quad, nel Sì, senso, per te non cambia niente, appunto, esatto. immagino, cioè. È interessantissimo perché è pericoloso, nel senso che è uno sport molto difficile da fare, a Ma infatti si vede differenza. dalla foto, sei bella coperta, nel Esatto, senso che infatti. Le casco, tutta vestita, cose hai tutte le importantissime, protezioni, esatto. ginocchia, gomiti, mani Allora, le anche, vedo. protezioni sempre in strada bisogna metterle, innanzitutto. In parco ancora di più il casco. Perché alcuni hanno addirittura i paraschinchi, i paraschiena, abbiamo sotto, non si vede, abbiamo i pantaloncini per il coccige, Ah. è abbastanza facile, diciamo, Mi cadere. ricordo un po' appunto le nostre amiche del Roller Derby, un po', ecco, Esatto. già più conosciuti a noi di Però con le milanesi. protezioni chiaramente tutto diventa molto più semplice e molto meno rischioso, quindi si può fare. E la cosa interessante di questo sport è che devi impararti a buttarti proprio dalla rampa. Ed Che è non una scherzo, ma che delle non è cose. altissima, però sembra abbastanza. Cioè, ripida, va giù È lì. difficilissimo Cioè, un perché poi. gradino No, e proprio. poi c'è la curva, c'è una curva che praticamente all'ultimo ti lancia, praticamente ti dà la velocità. Quindi la prima volta che sono scesa, infatti si vede da una delle quelle foto, cioè che stavo pregando di non morire. C'era questa ragazza che ci ha fatto, che è molto famosa, che ci ha fatto la rampa, e io lì stavo proprio, cioè, fa veramente paura. Però una volta che poi dopo impari, piano piano si può andare. Quindi a breve ti troveremo anche sulle rampe, a ballare No, sulle rampe? No, che poi sì, cioè, so che mischi facilmente le discipline, quello sì, quindi. però adesso no, l'aggressive, cioè, sono dei nomi molto importanti, sono persone veramente brave a farlo, io ho appena iniziato, quindi cioè, vado con le amiche giusto per divertirci un pochettino. Perfetto, va bene. Alice, siamo in chiusura. Ti chiedo appunto di ricordarci allora le due coordinate per trovare l'associazione sportiva MAGA in modo da poter magari iniziare o migliorare, perché immagino che avete corsi per tutti i vari livelli, Certo, no? sì. I corsi base, ok, partono, ce ne sono due a Milano e anche su Settimo, poi ci sono i preagonismi, i secondi corsi e l'agonistica. Ogni tanto tiriamo fuori, anche se abbiamo i numeri, anche gli adulti, quindi si può imparare, ecco, si può imparare a pattinare anche da grandi. Questa Sì. E è una cosa importantissima, sì. Non è come vero? dicevamo, può essere utile ad esempio per magari al lavoro, ad esempio. Siete vicini? Io questa cosa ci sto pensando, tanta gente che magari è vicina, può fare magari 500-600 Esercizio metri per fisico. prendere una metropolitana e poi fare altri 500-600 metri dalla metropolitana al posto di ufficio. Beh, quei 500 metri me li faccio in pattini, poi sono seduto in metropolitana, poi mi rialzo e me ne vado. Ad Esatto. esempio, potrebbe essere una E soprattutto fa bene. utile. E poi, beh, giustamente. Mi ricorda Alice che fa anche bene, quindi perché no? Alice, grazie mille di aver stato con noi, grazie di averci portato anche i tuoi pattini, il tuo. Qual è il tuo? Mio costume Il tuo costume d'allenamento. d'allenamento. Sì, Sì. perché ho visto che poi in realtà di solito usi colori molto, molto più sgargianti. Dipende, sì. Diciamo che l'allenamento e le gare che facevamo, in gara no, però poi iniziavamo con questo, abbiamo le nostre divise. Ecco, bene.
Federica, grazie davvero mille per essere stato Grazie a con voi noi. per avermi invitato. Buona giornata e facci sapere appunto se ti inventi altri sport, vieni qua a contarci, se noi abbiamo visto sulla rampa, ti abbiamo visto per strada, ti abbiamo visto a ballare, ti abbiamo visto ballare sul parco, ballare negli 80, cioè, e poi fare il tuo bellissimo sport di patinaggio artistico, quindi insomma se ti inventi qualcos'altro noi siamo qua Va ben bene. contenti, va bene? Ok, grazie. Grazie mille, allora grazie mille ad Alice Carchia, allenatrice di patinaggio artistico. Trovate poi nella diretta sotto nei commenti tutti i vari link e i tag alle cose che abbiamo raccontato, le pagine che abbiamo detto. Comunque potete contattare anche Alice, vi spiegherà tutto quello che è appunto la dance oppure le serate di 80's Never Dies. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguito, vi do appuntamento a domani, sempre qui su Milano News alle 12.30 per una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto.